Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Benvenuti a Mantova Eyes. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini ma soprattutto di storie. La storia che vi raccontiamo oggi è una storia lungo tutto uno stivale. Infatti a Milano ha inaugurato la mostra fotografica Italia Inside Out a Palazzo della Ragione Fotografia a cura di Giovanna Calvenzi dal 21 marzo al 27 settembre. In realtà la mostra vivrà di due momenti. Il primo, dal 21 marzo al 21 giugno, solo fotografi italiani che fotografano l'Italia. Poi ci sarà la parte out, dal 1 luglio al 27 settembre 2015, i fotografi del mondo. Un viaggio nel bel paese attraverso 600 immagini dei più importanti fotografi italiani ed internazionali. Sentite cosa dice Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano. Questa mostra raccoglie idealmente il testimonial delle due precedenti esposizioni dedicate ai due grandi maestri della fotografia, Salgado e Bonatti, che hanno raccolto un grande successo, e racconta il nostro paese proponendo le fotografie di grandi fotografi che hanno colto gli aspetti principali del nostro paese e dei suoi abitanti. Per la prima volta, Italia Inside Out propone il lavoro dei grandi maestri che in momenti diversi e con esperienze soggettive hanno colto gli aspetti principali e le peculiarità che contraddistinguono il bel paese e i suoi abitanti. La loro ricerca si è concentrata sulle bellezze dei paesaggi, sullo sviluppo delle città, sugli stereotipi, sul modo di vivere, ma anche sulle speranze, sui sogni e sui drammi della nostra storia recente. Un viaggio nel tempo, nei luoghi, nelle vicende che mescolandosi costituiscono la trama per una riflessione su quello che l'Italia e gli italiani sono e sono stati. Per parlare di Italia Inside Out siamo in linea con Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti voi. Allora Giovanna, una mostra di questa portata di fotografi italiani che fotografano l'Italia e poi fotografi stranieri che fotografano l'Italia, perché? La risposta più ovvia è perché me l'hanno chiesto, non l'ho pensata io francamente, ma l'hanno pensata delle persone che si occupano della gestione di uno spazio comunale che è il Palazzo della Ragione, sì, che è un posto bellissimo e difficilissimo, che nel periodo di Expo voleva avere qualche cosa di davvero italiano da proporre ai visitatori, sia italiani che stranieri, che verranno a Milano, certo, in occasione dell'Expo. E quindi diciamo proporre questa visione dell'Italia, si pensa che magari si possa dare un'immagine forse un po' migliore di questo nostro bel paese dopo magari tutte le polemiche nate attorno proprio a questi progetti Expo? Guardi, io credo che questa sia una mostra che riflette soprattutto sullo stato della fotografia italiana, che è a mio avviso uno stato eccellente. Credo che i fotografi italiani oggi non temano competizione con nessun altro al mondo, e mi piaceva molto l'idea di poter dimostrare la ricchezza della visione degli autori italiani. Questa era la cosa che francamente mi stava più a cuore. Poi abbiamo costruito un itinerario, abbiamo cercato di riflettere sulle presenze di tutte le regioni, più o meno di tutte le città più importanti, quindi abbiamo cercato di fare anche un'operazione analitica, ma la cosa a monte che io avevo proprio nel cuore, diciamo, era di far vedere che l'Italia, per quanto riguarda la fotografia, gode di un'eccellente salute. Noi ci fermiamo proprio per qualche istante e ritorniamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati a Mantova Eyes, siamo sempre in linea con Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra Italia
Inside Out a Milano, Palazzo della Ragione Fotografia, dal 21 marzo al 21 giugno, la parte italiana, giusto Giovanna? Poi dal 1 luglio al 27 settembre ci sarà la parte dedicata ai fotografi stranieri. Esatto, sì. E come è stato difficile, quanto è stato difficile scegliere le fotografie di tutti i fotografi del mondo? Perché io penso che qualunque fotografo sia venuto in Italia almeno una volta nella vita. Lei ha ragione, diciamo che la parte italiana tutto sommato è stata facile, sì, nel senso che io conosco bene, insomma, per ragioni di età e di frequentazioni, conosco bene i fotografi italiani, quindi dal punto di vista organizzativo non è stato particolarmente difficile, nella certo, maggior parte dei casi è bastata una telefonata sì, e concordare con loro qual era la cosa che volevano esporre, insomma rifletterci insieme, quindi diciamo è un itinerario, se vuole, che avevo un'unica difficoltà, che era il tentativo in un numero ridotto di autori di rappresentare una completezza, certo, di visione, cioè di far vedere il più possibile, certo, malgrado un numero limitato di autori. Per gli stranieri è un pochino più difficile, perché non basta nella mail, nel telefono, ma sto ancora studiando, diciamo così, non sono ancora soddisfatta della panoramica degli stranieri. Quali sono, diciamo, le linee intraprese per trovare, diciamo, i fotografi stranieri che meglio hanno rappresentato la nostra nazione? Poi bisognerà capire anche che periodo, non so, penso al grande lavoro degli orfani di guerra di David Seymour, ad esempio, di cui abbiamo parlato anche noi qui a Mantova Eyes. Guardi, il periodo l'abbiamo circoscritto dal dopoguerra, sì, un dopoguerra un po' ampio, nel senso che partiamo dagli anni 50 normalmente fino alla contemporaneità. Nel caso degli autori stranieri, l'operazione non difficile, se vogliamo, sono appunto gli autori di Magnum che cita, sì, lei, certo, da Debussy Seymour, o anche a Cartier-Bresson, a Sergio Larrain, sì, a tutti gli autori che hanno lavorato in Italia nell'immediato dopoguerra, dove c'era grandissima attenzione nei confronti dell'Italia. Però la cosa abbastanza interessante è che a me piace, mi piacerebbe avere una serie di autori che hanno lavorato su uno specifico italiano, voglio dire, non so, un autore come Russo, come Alexei Titarenko, che ha lavorato su Venezia, o anche per esempio un'autrice tedesca che è Candida Höfer, che ha lavorato, sì, su Mantova per, sì, esempio, certo, che mi piacerebbe molto esporre. In realtà gli autori che hanno lavorato su una zona circoscritta non sono molti, perché tutti gli altri hanno lavorato invece proprio con la logica del viaggio in Italia, certo, cioè se ogni italiano ha lavorato, come dire, sotto casa e nei suoi luoghi, sì, di appartenenza in linea di massima, invece gli altri, gli autori stranieri hanno fotografato Milano quasi nessuno, hanno fotografato Venezia, certo, Firenze, Roma, città Napoli, Palermo, certo, pure Caserta, insomma hanno fotografato nelle città d'arte e di cultura, certo. E quindi per quanto riguarda gli stranieri ho cambiato registro, ho proprio scientemente deciso di fare un viaggio in Italia, sì, con delle eccezioni, come le dicevo, di Titarenko a, sì, Venezia, Candida Höfer a Mantova, un altro autore in Toscana, insomma, quindi sarà una mostra che ha delle articolazioni diverse dalla prima, e credo che questo sia, arricchisca la percezione della visione, sì, sull'Italia. Ha citato Mantova, noi siamo una radio di Mantova e io ricordo la sua collaborazione nella mostra di Nuvolari, se non sbaglio. Sì, è stata un'esperienza per me straordinaria, perché la scoperta dell'archivio di Tazio Nuvolari è stata una vera scoperta, nel senso che abbiamo proprio scoperto che Nuvolari era un eccellente fotografo, quindi sì, sia la mostra che tutto quello che è successo, i film che voi avete saputo recuperare, per me è stata un'esperienza formidabile. In questa esperienza, mi permetto una domanda magari che non c'entra con la fotografia o con l'arte, che idea si è fatta della nostra città? Una città un pochino che si protegge, una città che si guarda molto e guarda poco fuori, non so come dire, però ho visto proprio recente, mio marito ha lavorato, che si chiama Gabriele, sì, Basilico, certo, ha lavorato, certo, a lungo a Mantova con grandissimo entusiasmo, sì, e per lui è stata un'esperienza molto molto positiva. E noi ricordiamo la mostra bellissima che è stata Palazzo della Ragione.
E successivamente ho conosciuto una signora, della quale non vorrei fare il nome in questa occasione, che è venuta a parlarmi di progetti futuri per la città di Mantova, e quindi mi pare che sia una città che ha proprio voglia certo, di uscire da questo ambito dorato nel quale vive. Certo, speriamo, lo speriamo davvero tanto. Ti faccio un'ultima domanda, Giovanna. Abbiamo parlato prima della pausa di fotografi italiani che sono superiori a tutti nel mondo, ma allora sono uguali agli altri nel mondo. Sì, però diciamo sono molto 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 bravi. Ma a fronte di questa grande bravura dei fotografi italiani, come mai invece l'editoria langue e in una situazione abbastanza tragica, diciamo? Io ho un'opinione personale che non so se sia giusta, è un'opinione come tale soggettiva e passibile di essere sbagliata. Io credo che l'editoria periodica sia in una situazione di grave crisi, che è legata certamente alla modificazione in generale del mercato, alle tecnologie nuove, nuovi strumenti di informazione, questo certo, ma molto anche dall'insipienza di molti editori che hanno pensato di trattare i giornali periodici come se fossero prodotti e non come se fossero strumenti di comunicazione. Quindi ho un'immagine abbastanza negativa di come è stata gestita la crisi che si annunciava e di come si siano svolte le cose. Certo. Detto questo vale solo per l'editoria periodica, l'editoria libraria è una condizione diversa, certo. E quella che riguarda la fotografia è sempre stata un'editoria ridotta numericamente, però una casa editrice specializzata come la Contrasto l'anno scorso ha chiuso in attivo. Bene. Hanno fatto delle scelte mirate, hanno lavorato avendo presente quali sono i numeri e quali sono i mercati, e la cosa non è stata per loro per niente drammatica. E questo ci fa ben sperare per il futuro, allora? Ma io sono normalmente della scuola del bicchiere mezzo pieno, ma anche i sintomi di ripresa mi pare che ci siano. Sì. Devo dire che chi ha voglia di lavorare lavora. Grazie. Vorrei essere stoltamente ottimista, scusatemi. Insomma, ma mi sembra proprio che si possa. E poi se ci tolgono, siamo riusciti a farla. Poi se ci tolgono anche l'ottimismo, proprio ci hanno proprio tolto tutto. Grazie mille, grazie Giovanna. A lei, grazie. Grazie. A tutti voi. Grazie. Arrivederci. Noi ci sentiamo tra pochissimo con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati a Mantova Eyes, bentornati alla puntata Italia Inside Out. Oggi parliamo appunto di questa mostra milanese in cui sono esposte le fotografie dei più grandi maestri italiani della storia della fotografia, e abbiamo in linea con noi una artista esposta, Silvia Camporesi. Ciao Silvia. Ciao. Silvia, come ci si sente essere inseriti in questa lista, diciamo così, di eletti della fotografia? Beh, sicuramente è stata una sorpresa bellissima essere invitata in questa mostra così importante, perché come hai detto, insomma, ci sono numerosi fotografi, nello specifico 42, che rappresentano veramente la storia italiana della fotografia. Quindi io sono stata invitata con un lavoro su Venezia, proprio perché tutta la mostra riguarda appunto le città o i luoghi dell'Italia. Sì. Quindi ho esposto alcune parti di questo progetto del 2011. Nomi veramente impressionanti: Basilico, Berengo Gardin, Lisetta Carmi io la adoro, insomma. In una intervista tu hai dichiarato una cosa che è molto molto particolare. Tu hai detto: per me la fotografia non è lo scatto, ma anche tutto il lavoro che precede e che segue. Questo è una cosa secondo me molto molto interessante, e noi abbiamo spinto tanto in questo senso nella nostra trasmissione, e vorremmo farlo capire ai nostri ascoltatori magari con qualche esempio. Puoi fornircene qualcuno? Sì,
diciamo che per me la fotografia appunto non finisce nello scatto, ma diciamo che ha un prima e un dopo che sono quasi molto più importanti dello scatto, ovvero la preproduzione, cioè tutta la parte di ricerca che mi porta a sviluppare un'idea e a trasformarla nell'immagine. La ricerca consiste nel consultare libri, internet, altri artisti, insomma farsi un quadro della situazione che porta poi alla visualizzazione dell'immagine. E spesso ci se ne dimentica di questa parte, ma è veramente molto importante. È molto importante perché intanto fa crescere l'immagine finale, quindi quell'immagine io la sento molto più mia perché l'ho vissuta in una fase di creazione, non è solo lo scatto in sé, ma è tutta quella costruzione precedente. Certo. E poi c'è la post-produzione che in molti casi è altrettanto importante, ovvero l'intervento in Photoshop o l'intervento manuale come sto facendo in questi ultimi lavori, dove addirittura coloro a mano le fotografie. Quindi c'è tutta una cura nel pre e nel post lo scatto che diventa parte integrante dell'immagine. Potrei farti tanti esempi, anche nelle stesse foto di Venezia c'è una ricerca, prima una ricerca nei libri, nella storia di Venezia per sapere dove andare a parare, e poi un lavoro di post-produzione in Photoshop che mi ha permesso di ottenere un'immagine ideale della città. Certo, certo, ma al di là poi noi ci siamo un po' focalizzati in queste prime puntate su quello che è la ricerca, l'approfondimento fotogiornalistico. Un approfondimento senza una fase di studio precedente non ha senso, insomma, quindi è molto corretto quello che dici e mi fa piacere che tu lo dica applicato ad un altro stile fotografico che è magari più concettuale. Certo. Una cosa che ho letto su di te è che non usi la fotografia per documentare, ma per raccontare un'idea. Ecco, veramente raccontare un'idea è un concetto, secondo me, molto complesso, e mi piacerebbe cercarsi di spiegare anche ai nostri ascoltatori che da amatori potrebbero cimentarsi in questo tipo di sfida, ecco. Sì, diciamo che la fotografia secondo me è interessante quando ci fa vedere una realtà che l'occhio di per sé non è in grado di vedere, quindi tutte le possibilità che ci offre sono interessanti nella misura in cui ci mostrano qualcosa di nuovo. Nel mio caso la fotografia mi serve proprio per visualizzare un'idea, per cui io per esempio, non so, ultimamente lavoro molto sul paesaggio, allora sì. Il paesaggio che vedo mi piace, ma trovo che non sia vicino esattamente alla versione ideale, quindi a quell'idea che ho in mente, e a quel punto lavoro, come dicevamo, in pre e post produzione per ottenere quella idea, cioè per renderla visibile. Quindi la fotografia serve per rendere visibile un'idea, così come ogni altro strumento d'arte, che sia pittura, che sia il romanzo, che sia qualsiasi tipo di layout, mi viene da dire. Certo. Silvia, ti faccio un'ultima domanda che facciamo un po' spesso a tutti i fotografi. E nella prima puntata Franco Pagetti, fotoreporter italiano, alla domanda cosa diresti ad un ragazzo che ti dice di voler fare il fotografo, ci rispose ironicamente: fammi vedere il 740 di tuo padre. Ma si sa, diciamo, il fotogiornalismo non è, ecco, il genere più fruttuoso a livello economico. Tu cosa ti senti di consigliare ai tanti amatori che ci ascoltano e che chissà un giorno vorrebbero poter trasformare la fotografia in qualcosa di più che una passione, magari non proprio nella professione di una vita, ma sicuramente in qualcosa di più di una passione? Ma io credo che sia fondamentale, visto che soprattutto all'inizio è tutto, diciamo, ancora aereo, io credo che sia importante pensare in grande, non darsi dei limiti, cioè c'è sempre tempo per darsi dei limiti. A me capita di tenere dei corsi e di sentire giovani che dicono: mi piacerebbe, ma sai, però ho, insomma, poi, quindi limiti già ancora prima di iniziare a pensare. Il pensiero è potenzialmente infinito, quindi nel pensiero si può tutto. Allora pensiamo a qualcosa di grande, poi pian piano arriviamo alla sua concretizzazione con tutti i limiti che la realtà ci impone. Certo. In secondo luogo ci vuole un entusiasmo senza pari. Senza pari, e soprattutto una perseveranza senza pari. Non bisogna fermarsi di fronte a nessuna negazione, a nessuna opposizione. Se si crede nel proprio lavoro, io sono convinta che prima o poi da qualche parte si arrivi, indipendentemente dal 740.
Grazie, grazie mille per queste parole che ci tirano un po' su. Grazie a voi. Grazie. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati a Mantova Eyes. Bentornati alla puntata dedicata alla mostra milanese Italia Inside Out. Siamo in linea con uno dei maestri della fotografia italiana, Nino Migliori. Buongiorno Nino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Nino, tu esponi le tue fotografie dei primi anni 50 dedicate alla tua città Bologna. Che cosa ricordi di quel periodo e com'era fotografare in quel periodo? Dunque, vengo subito, cioè, volevo però fare una premessa, siccome hai fatto un richiamo alla mostra Inside Out di Milano Palazzo della Ragione, ed è a mio avviso una delle più belle mostre che sono viste negli ultimi anni. Bene. Sia come scelte dei lavori degli autori presenti, sia come allestimento, illuminazione, è una cosa veramente splendida. Beh, questo è un bel invito, ai nostri ascoltatori ad andare a visitarla. Sì, sì, nella maniera più assoluta, vale la pena, siccome poi resterà aperta per parecchio tempo, certo. Credo che sia il tempo, perché a quella italiana poi succederà un'altra mostra nello stesso quella spazio straniera, con la visione straniera, quindi questa è una visione italiana dell'Italia, divisa per varie zone o vari modi espressivi, e poi ne succederà quella vista dagli stranieri, Cartier-Bresson, Picasso, certo. Tutti quelli che sono i grandi della fotografia, quindi va avanti fino a ottobre per tutta l'Expo. Tu sei stato chiamato per rappresentare Bologna. Sì, ecco, esatto, per rappresentare Bologna degli anni 50, cioè quella che era la Bologna, almeno per me che uscivo da un periodo di guerra, dei 5 anni di guerra, la Bologna è recuperata dopo questo periodo brutto, bruttissimo, dei rastrellamenti, bombardamenti, nascondimenti vari, insomma, ecco, questa situazione. Allora, per me, allora giovane, era il periodo della possibilità di recuperare attraverso gli incontri con le persone, con i paesaggi, con la gente, col modo di vivere, e rincontrare quello che mi era stato negato fino a quel momento, quindi certo. L'entusiasmo per rappresentare ciò che non conoscevo, quindi gente della Miglia, gente del sud, certo. Il periodo mio di quegli anni era quello, una sorta di riscoperta dello sguardo. Bravo, perfetto, la riscoperta dello sguardo, dell'incontro con le persone e della trasmissione del pensiero attraverso le immagini, che non era il rubare la semplice immagine, certo. Ma tentare di trasformare con la fotografia, sostituirla alla parola per raccontare ciò che provavo, stati d'animo, situazioni certo. Mentali di entusiasmo, di adesione e via discorrendo, certo. Ecco questo. Beh, tu sei sicuramente stato scelto attraverso queste fotografie, ma sappiamo benissimo che tu sei un vulcano di creatività. Vuoi farci poi qualche esempio di come poi la tua arte fotografica si è evoluta fino ad oggi, dove mi raccontavi hai dei progetti in essere, che hai avuto il bonus fino a 120 anni, se non sbaglio, giusto? Sì, fino a 120, adesso ne ho quasi 90, però per altri 30 mi hanno dato un lascia passare. Per fare tutti i tuoi progetti? Sì, ne ho un'infinità, ne ho qualche centinaio. Dunque tu ti riferisci al periodo informale, certo. Al periodo legato a quello che è stato il periodo dell'informale. Ora io, fra le varie curiosità che avevo allora, c'era anche quella di conoscere il pensiero degli artisti, il perché, il modo, modus pensandi, operandi di questi personaggi che vivevano in quel periodo, perché uno faceva dell'informale, quali erano le situazioni. Allora io frequentavo, con la scusa di fotografare dei ritratti, entrare negli studi per capire la psicologia degli artisti, e mi legai molto
agli artisti dell'informale, Pendini, Marcanti, sì. Posati, Leonardi, quelli bolognesi, e poi quelli invece fuori di Bologna, Emilio Vedova, Tancredi, che erano miei amici, frequentazione abituale con, certo, Peggy Guggenheim. Li vidi prima da Peggy, primo Pollock, che era arrivato in Italia, un dripping stupendo, che doveva ancora essere esposto. Passammo una sera bevendo, ubriacandoci con Vedova, Tancredi e Peggy Guggenheim, una cosa splendida, insomma, ecco, sono ricordi. Per cui da quello mi venne anche questo stimolo della sperimentazione informale sulla fotografia, cioè, certo, tentare di analizzare lo specifico fotografico e le possibilità del travisamento dell'immagine attraverso l'uso, non fotografando, ma l'utilizzo dello specifico, sviluppi, fissaggi, certo, bruciature, certo, una sperimentazione sullo specifico fotografico, ciò che si poteva ottenere dalla fotografia, non con la macchina fotografica, ma con i materiali della fotografia. Certo. Era quello poi che insomma, adesso, al quale tu facevi riferimento, che certo, è abbastanza noto, insomma, certo, in generale. Certo. E oggi invece mi dicevi stai lavorando con i bambini invece. E adesso sì, mi è stato chiesto al MAS di Bologna, della Isabella Seragnoli, che ha un asilo d'avanguardia eccezionale per i bambini di 3 anni dei dipendenti, di fare una lettura che dura un anno e mezzo, sulla creatività infantile con l'utilizzo del mezzo fotografico. Ah. Quindi facciamo tutte queste sperimentazioni con i materiali fotografici, sì, senza macchine fotografiche, con i bambini di 3 anni, che sono straordinari. Okay. Ho cominciato da qualche mese e andrò avanti per tutto l'anno e anche una parte dell'anno prossimo, poi ne uscirà un libro, pubblicazioni, mostre, eccetera, ma sono straordinari questi bambini, con la capacità immediata di entrare nella mentalità dello specifico, della prova, della sperimentazione. Certo. La foglia, metti la foglia, la bagni di sviluppo, la appoggi su un foglio di carta, vedono l'immagine che scende, gioiscono, saltano, corrono, ridono, sono felici, fanno loro. Quindi c'è un attaccamento che appena arrivo là, Nino, 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 mi saltano addosso questi bambini e cominciamo a giocare sdraiati per terra e a fare queste cose. Ti fanno tornare giovane? Per bacco, ma io sono giovane. Tu sei giovane, ovviamente. Io non ho l'età e non è, esatto, che ne abbia molti di più. Grazie, grazie mille Mino, sei come sempre vulcanico. E auguri a tutti. Grazie, anche a te e alla tua famiglia. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, ciao. E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati a Mantova Eyes, puntata speciale dedicata alla mostra Italia Inside Out, e dopo Giovanna Calvenzi, Nino Migliori e Silvia Camporesi abbiamo ospite ai nostri microfoni Mara Pasetti, curatrice della Galleria Uno Stile di Mantova, che è in via Calvi al numero 51. Ciao Mara. Ciao. E Mara, tu hai avuto ospite a vario titolo nella tua galleria, sia Nino Migliori sia Silvia Camporesi. Vuoi spiegarci quali sono le attività che li hanno visti coinvolti? Sì, Nino Migliori è venuto da noi l'anno scorso, in novembre, e è venuto per una presentazione di un sé un po' particolare, quindi non tanto di un Nino Migliori fotografo, quanto di un Nino Migliori artista, certo, multiforme, sperimentatore, con quale egli è, e con una chicca, perché era inedito, quindi con una presentazione della sua ultima tipologia sperimentativa, che è quella di creare dei bijou in materiali plastici, in polimeri. Certo.
Ecco, nell'occasione però ha trovato il tempo, il modo di incontrare anche fotografi, tra cui me, di fotografia, immeritatamente, tra cui te, certo, e si è speso in, in molti consigli, ascolto, eccetera, sì, come gli è proprio tipico, insomma, questi, questi grandi fotografi sono poi persone molto generose, certo, nel, nel condividere, ecco, certo, la loro esperienza. E Silvia invece? E Silvia invece ha aperto l'anno di uno stile, proseguendo nell'attività che noi ormai facciamo da un paio d'anni di didattica della fotografia. Sì. Come c'era stato prima di lei un teorico della fotografia, che è Daniele De Luigi, sì, che aveva fatto appunto delle lezioni sul, sull'occhio fotografico, quindi sulla, sì, sulla teoria della fotografia, sulla storia della fotografia. Silvia invece ha proposto un workshop dal nome Fare Arte, che già insomma spiega, no, il, la tipologia, nome impegnativo tra l'altro sì, che è stato rivolto a, a parecchi giovani che sì, sono, sono, hanno aderito con piacere a questa iniziativa. Sì, tra l'altro ho letto commenti entusiastici, io purtroppo per motivi personali non sono riuscito a venire, ma ho letto commenti entusiastici. Sì, sì, sono stati molto coinvolti, devo dire che Silvia ha questa capacità, anche lei è una grande fotografa, molto brava a coinvolgere le persone, a, anche lei sì, a, a parlare della propria esperienza, quindi partendo proprio dalla, da se stessa, da esempi del, del suo lavoro, ma anche prendendo esempio di altri fotografi importanti nel certo, mondo, che mettono la, la fotografia concettuale al centro della loro sperimentazione, certo, certo. E ecco, partendo proprio da questo, lei ha proposto delle, ha dato dei consigli su come organizzare il proprio fare arte, quindi il proprio, certo, il proprio modo di trovare, trovare un modo che fosse pratico di mettere giù delle idee creative, quindi non è semplice. Non è semplice, è un passo indietro rispetto al, ai soliti workshop, diciamo, sì, pratici di tecnica fotografica. Ecco, questo è un passo indietro, ma fondamentale per sì, trovare sì, all'interno l'idea, appunto, di ogni l'idea creativa, che conta. Esatto, esatto. E Mara, un, l'ultimo minutino per dirci quali sono le tue prossime attività fotografiche o meno, insomma. Sì, sì. Beh, uno stile ha messo all'interno dei propri interessi delle trasversalità, insomma, tra la pittura, la scultura, la fotografia, anche la moda di, sì, di stilismo. E c'è stata una grossa attenzione in questi due anni di attività, perché uno stile è molto giovane, e quindi anche l'anno scorso, per esempio, c'è stata una brava fotografa che mi piace ricordare, perché è Marta Primavera. Io sono venuto, bellissimo. Bellissima quella che mostra. Poi con quel lavoro che aveva preparato per Mantova ha vinto il premio Celeste dell'anno scorso, quindi insomma una bella soddisfazione, una, certo, brava, una brava fotografa. Quest'anno ce ne saranno due in un progetto articolato che affianca Expo sul tema simbolico del cibo, che per uno stile sarà la Nutrix, cioè la donna, sì, come nutrimento, e quindi ci saranno cinque artiste quest'anno che si daranno la staffetta, tutte donne, come, come naturale, parlando di donna come ma nutrimento. Ma noi non ci scandalizziamo, Mara. No, ma anzi, sarà una bella, un bel modo di confrontarsi, certo, proprio, certo. E all'interno ci sarà quella Alessia De Montis, che vive a Bologna e che ha, è stata la regista, tra l'altro, del film che abbiamo proiettato su Nino Migliori, sì, per sì, cui ecco, ci sarà questo, questa circolarità, diciamo così. Grazie, grazie Mara, noi ci sentiamo spero a breve per le tue iniziative da pubblicizzare qui a Mantova. Benissimo, anche perché c'è un'altra cosa che bolle in pentole, sono dei soggiorni d'artista in cui vorremmo proprio coinvolgere dei giovani fotografi. Allora staremo con le orecchie tese. Bene. Ciao, ciao Mara. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. E non abbiamo proprio più tempo, noi ci sentiamo martedì prossimo con una puntata speciale dedicata al Mia Fair di Milano.
dagli studi di Radio Base, Marco Brioni vi saluta e vi augura buona Pasqua. Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.